Ardolla. Ardolla. Ardolla, eccolo, Ardolla. Lei, Ardolla, siamo qua, Ardolla. Dov'è? È qua. Lei è esperto di investimenti. Ci può spiegare nel dettaglio che cosa fa? Sei improduttivo e insoddisfatto? Hai ragione, sei sfigato. Fai come me, vieni ai miei corsi e diventerai ricco. Sì, però questo sembra un po' uno slogan. Ecco, in questi corsi, cosa fa lei nei corsi? È semplice, sì. Insegno a diventare ricchi. T'attento. Il financial coach è come l'allenatore. Sì. Se l'allenatore di calcio migliora le tue prestazioni a calcio, sì. Se un allenatore finanziario migliora le prestazioni, sì. Cioè quando vuoi prendi il grano, sì. Te lo metti a fare immobiliare, blockchain e le cose. Chiaro, no? Io forse è proprio una questione di volume, ma non ho capito. Comunque, deve parlare più forte, ecco. Capito? Per la cazzata, no, se capisci, no, poi non viene ai corsi. No, non vengo ai corsi. Nella vita ci vuole irony. Irony. Una vita senza irony è come una casa senza piscina, da barbone. L'ironia, chiarissimo. Quindi può fare degli esperimenti pratici su come diventare ricco, perché noi qui avremo bisogno di... Allora, lei, per esempio, sì. Adesso non sta lavorando, sì. E non guadagna il grano, no. Perché non sta lavorando, ma sta facendo la sua professione. Scusi, Ardolla, lì, questa è la mia professione, io lavoro in televisione. Bella cazzata! Grazie. Lei mi confonde. Sì. Lei mi confonde la professione, sì. Con il lavoro. Con il lavoro. Il lavoro è quando mi fa girare il grano. Sì. La professione è adesso, sì. Che non sta facendo un cazzo. Non è vero, sono qua, scusi. Prendiamo un operaio. Ecco, che magari capisco meglio, prendiamo l'operaio. Allora, le faccio un esempio. Sì. Prendiamo l'operaio. Sì. L'operaio prende il suo grano. Sì. Compra una casa, la mette in affitto e guadagna senza fare un cazzo. No, aspetti, no, fermi. Però un operaio, cioè, non gli hai i soldi per comprare una casa, se no... E vabbè, abbiamo preso ad esempio l'operaio Barbone. No, vabbè, che cosa vuol dire? Ce l'avrà un parente col grano, nella vita ci vuole anche un po' di spirito imprenditoriale. Sì, ma se uno parte che non ce l'ha è difficile, no? Io penso che dalle grandi difficoltà nascono le grandi opportunità. Sì. Agli inizi stavo per fallire e la banca mi ha pignorato la casa. Ed è rimasto... Senza casa? No, mi hanno pignorato casa, ma la casa era di mamma. Ah, ecco. Ma lei ha avuto sempre molta irony. La mamma ha sempre molta irony. Quindi l'ironia l'ha presa da sua mamma? Sì, ma le ho preso più la casa. Sì, in effetti. Qua... Sì. Ma pare che non ha... Cosa fa i muscoli? Non... La forma fisica è importante. Sì. E io... La curo molto. Sì, si vede. Ma qua l'errore è culturale. Sì. Se devo pensare a muovere il grano, sì. Non mi faccio consigliare da papà e mamma. Saranno mica capaci i suoi a muovere il grano. I suoi sono ricchi? No. Appunto, sono dei barboni. Beh, no, non sono dei barboni. Non sono. Hanno un lavoro? No. Ormai. Hanno una professione. Sì. Non fanno girare il grano e saranno dei barboni. No. Bisogna pensare in modo diverso. Sì. Lei, per esempio, possiede un immobile? Sì, quello sì. Sì, casa, c'ho casa. Ha comprato? Sì. Bella cazzata! No, perché? Lei possiede e non mi fa girare il grano. Ho capito, ma... Lei deve affittare. Ah, ho capito. Questo maglione, per esempio, l'ho affittato. Ah, neanche il maglione si è comprato? Se dovevo comprare una maglia, me la prendevo con questo colore da pirla. È vero. Affittare tutto. Ma di questo parleremo un'altra volta. Grazie. Scusi, Ardolla. Lei in casa cammina sempre così? Sì. Ah. Sì, questa... È la mia bellissima casa, sì. È una delle case più belle d'Italia. Sì. Sa quanto pago d'affitto? Quanto? 85.000 euro e non faccio un cazzo. Come ha fatto, scusi? Deve venire alle mie lezioni. No, ci vede anche Papanatta, vuoi andare alle lezioni? No. Non vuoi andare?